Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti, scusate un po' il mood casalingo, ma come mi trovate a quest'ora, sono così, mood casalingo. Allora, lavo i piatti con voi e poi farò altre pulizie se mi riesce, non lo so, ci voglio provare. Questo è il video motivazionale di pulizia, vediamo un po' cosa riesce fuori, non è detto neanche di scappare tutto oggi, vediamo. Allora, quando mi metto a lavare i piatti, va, con il mio solito detersivo di lavare i piatti, uso questo qua della Dexal. Dexal, eccolo qua. Poi lo metto qua, poco a poco. Ecco qua, ecco il detersivo. Lavo un minuto perché non mi trovo a lavare con le guanti elastiche, quindi faccio quello che posso, capito? Thank you.
una cosa mi sta accadendo. Mi asciugo le mani, voglio evitare il tocco al telefono quando vanno bagnate, non è il caso, e vi accostano troppo vicino, troppo vicino, troppo lontano, ecco, forse così va bene, non tanto dove devo andare, solo mia mente di lavo piatto. Ovviamente e... tanto metto un po' di musica sotto fondo, allora non si vedrà così, non faccio. Ok, qua c'è tesoro da spazzare, quindi spazzo. Ovvio, se riesco la roba per terra, non lo so, più piano. Ah, intanto stoppo qua. Però si è pensato. Va bene, allora, vado tra poco da Zaza, intanto devo fare la nota. Adesso è Gabriele, ti aspetto una dire, giorno nostro, adesso è Gabriele, perché in compagnia anche di Giappone, abbiamo già conosciuto un'altra puntata. E... Sotto anche non avevo detto la fila, a riguardo voglio aggiungere anche la propria istituzione, ma tanto quelle locali che penso abbiano fatto anche più di quello che potevano, ma più che altro le istituzioni nazionali, perché secondo me deve essere progettato, deve essere creato un disegno di legge che proibisca questi grandi carnivori di essere addosso delle nostre città, e
spesso perché credo che la vita umana sia più importante e abbia un valore maggiore di quella animale, e questo perché l'uomo è l'unica creatura ad essere stata creata ad immagine, conforme all'immagine di Dio, a differenza degli animali. Lo comprendiamo anche perché la sua vita è stata aggredita, quindi insomma ha rischiato parecchio. Torno da Zaza per cercare di capire a questo punto se riusciamo a parlarci, le misure sono state messe in campo ad oggi, perché non si riesce a prendere insomma questo animale con le dovute cautele? Buongiorno, mi senti adesso? Sì, perfettamente. Allora, il fatto di noi è la mia esperienza, diciamo, nel campo della cura, del fatto necessario della mamma protetta. In questo caso ci troviamo di fronte a un animale, come è stato già detto da altri, a un comportamento molto anomalo, e quindi noi abbiamo da fare un lavoro in più che è quello di interpretare individuare i circuiti che sono, diciamo, più preferenziali e utilizzare le metodi più adatti, probabilmente devono essere sempre dei metodi preventivi. Guarda, quello che colpisce è che è un animale molto visibile a tutti, ma non si riesce a prendere, questa cosa, insomma. Sì, si riesce a prendere perché è un animale che ha una mobilità molto, molto alta e quindi cambia frequentemente itineraria. Noi abbiamo costruito un quadro delle sue frequentazioni e abbiamo già creato un sistema di cattura, fatto sia di catture visive sia di catture fisiche, quindi noi contiamo che nel giro di... Stiamo vedendo nelle immagini una sorta di videocamera su un albero, che cos'è? Questo è un videotrappola, cioè un aggeggio che si attiva con noi. E può registrare addirittura come sicuramente può trasmettere immagini diretta dell'animale, come dello scenario che si verifica davanti all'apparecchio. Ed è attraverso queste videotrappole che state cercando di prenderlo? Sì, le videotrappole soprattutto servono a ricostruire il suo ambiente, diciamo, frequentazione, il circuito che si muove. Comunque bisogna sottolineare un fatto, come è stato detto anche dalla dottoressa Trampita, noi non abbiamo ancora la certezza che si tratti di un gruppo, ci muoviamo con lo massimo, come se dovessimo catturare. Speriamo che per l'incolumità sia dell'animale che delle persone riusciamo a prenderlo prima possibile. Vi devo salutare velocemente perché vi do un tempo a disposizione. Grazie. Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di un prodotto che può migliorare la qualità della vostra vita. Segnalarvi con il puro relax ad ogni età, del motore Genesis 100% made in Italy, che si utilizza a scegliere modelli e colori per soddisfare ogni esigenza. Perfetta per chi cerca il massimo del comfort, la classica è la poltrona con motori che tutti amano. Immaginate di sedervi comodamente sulla vostra poltrona Genesis e rilassarvi dopo una giornata di lavoro ascoltando musica o leggendo un libro, di poter andare a passare e trovare il sollievo da tante sera o dal buongiorno. Solo questo mese Genesis ha doppia relax con una seconda poltrona di omaggio di modello e colore uguali o diversi. Pratico pulita da una di credito di spostare la poltrona facilmente anche con persona seduta e tanti altri accessori. Anche se ancora avete dubbi, richiedete una visita gratuita e senza impegno di un consulente del benessere Genesis. Vi mostrerò dei vantaggi e vi darà sicuramente a voi. Non dimenticate che potete acquistare la poltrona Genesis con una piccola da mensile di soli 27 euro. Sarà la vostra pasta preferita, quella che non mostro è di un colore unico.
Come sono stato? Li lavo con del semplice sapone di Marsiglia, questo qua. Ed è posto qua dentro, vedete, è posto qua dentro. Qui se riesco, ok, e li metto di qua, opla, distatesi, ok, sotto,
Stolta, ma pazienza. Lo scopo di qua. Thank you.
adesso. Lavo per terra. Allora, ho già fatto il letto perché sennò non prendo più, quindi niente. Ho fatto il letto, quindi l'avete visto, quindi niente. Non avete visto tutto l'inizio e la fine, ma il letto ormai è già fatto. Già tutto messo a posto. A dopo, dai, che lavoro in terra e poi ci vediamo là. È stato catturato Sacha Chang, questo 21enne olandese che era in fuga, come sappiamo, da due giorni dopo aver ucciso il padre, e un amico del padre vicino a Mondovì, esattamente a Montaldo di Mondovì. Io mi trovo all'interno del posto dove sono partite le ricerche questa mattina, perché dopo due giorni di lavoro i carabinieri hanno ristretto la zona fra Torre di Montaldo e Montaldo di Mondovì. Diciamo il versante che riguarda un altro paesino, che è San Giacomo di Roverot, ed è stato catturato proprio in fondo a... Dove sono partite le ricerche, che vuol dire, o meglio, dove si è mosso questo ragazzo in sud, che aveva qui a Corno Soprana, a San Giacomo, dove tutto adesso, e detto dove è stato catturato, ma in realtà esattamente a 6 km dalla casa dove è stato ucciso il padre e l'amico del padre, tra Torre Mondovì e Montaldo di Mondovì, sopra San Giacomo di Roverot. Quindi mi trovo proprio nel percorso, dentro la mappa che state mostrando, a pochi chilometri insomma dal paesino dove è avvenuto il fatto. Tra l'altro vi voglio far vedere una cosa, grazie a voi. Allora, come qua ragazze, sotto da piena di sudore, non so se si nota, no, non si nota, comunque meglio così. Ho fatto tutte le belle pulizie, non ho spolverato perché ancora è troppo presto, nel senso che ho bagnato tutto, non vorrei scivolare, quindi le rimando dopo quando riuscirò, che mi riprendo, a farmi anche una bella doccia. Guardate cosa mi sono fatta, mi sono raffreddata col bastone, vabbè, sfregata, forse lavandolo, credo che si fanno queste... fastidiosità, vabbè, di fastidiosità non si può sentire, però è così. E niente, se questo video pulizia vi è piaciuto, lasciate un bel like, commentate qua sotto nei sotto nei commenti, e se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao, buona giornata a tutte e buona visione se vedrete questo video per intero. Ciao, buona giornata a tutte.